Siamo con Marco e Andrea, due partecipanti dell'Eroica di Montalcino. Ragazzi, che giro fate oggi? Facciamo il giro lungo in giungla eroica. Siete pronti per affrontare i 153 km? Ci si prova, poi vediamo. Massimo un qualche ristoro, poi ci riprendiamo, li facciamo comunque. Finiamo. È la prima volta che lo fate questa? È la nostra prima eroica e primo evento ciclistico che facciamo. Dietro, prima si accendesse la telecamera, sentivo che parlate già dell'eroica, quella di Gaiole. Avete intenzione di fare anche quella? Sì, sì, siamo già iscritti e abbiamo preso il biglietto. È lungo, 209 km. Adesso testiamo un po' le gambe per queste, poi per essere pronti a ottobre. Da dove venite? Gallarate, Varese. Da Gallarate, sì, in provincia di Varese. Avete fatto un bel po' di chilometri, grande passione, e se ricomincio a pedalare? Finalmente sì. Finalmente un bel evento, cioè, aperto al pubblico, bello importante, dopo il Covid. No? Sì, sì, siamo felici, infatti, vedere questo primo evento qua dopo questo lungo periodo di Covid, cioè, molto felici. Allora io vi do un bocca al lupo. Grazie, buona giornata. Grazie. Allora, siamo con Maria e Stefano, è la prima volta che venite a fare l'eroica? Per me sì. Per me questa Montalcino è la seconda. E che percorso fate? 96 km. Anch'io, uguale. E da dove venite? Bergamo. Bergamo. Ah, Bergamo. Si sente. Allora avete scoperto questa terra oggi in tutti i versi, perché insomma tornate a pedalare e non è poco insomma il percorso. No, in effetti non è niente male, non è da 153, però va bene così. Esatto, siamo carichi. Carichi. Ottobre ci sarà anche quella a Gaiole. Esatto, e magari riusciremo a partecipare anche a quella, speriamo. Peccato, io no, farò strade bianche, quindi non potrò partecipare. In bocca al lupo. Crepi. Grazie mille, grazie. Grazie. 3, 2, 1, via! Buon divertimento amici eroici, per voi 153 km, ricordiamo ai finisher di questa distanza, con un controllo a sorpresa, appunto potranno portarsi a casa una bottiglia di rosso offerto dalla fattoria Cold Dodge, quindi davvero un cadeau particolare, un cadeau eroico per questi amici eroici. Buongiorno e benvenuti di nuovo qui a Montalcino per questa giornata di festa all'insegna del ciclismo eroico. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo con Giancarlo Brocci, l'ideatore dell'eroica, di tutto questo evento strepitoso. A guardare questa gente bellissima è un motivo di grande orgoglio, insomma, a prescindere da tutto, per i messaggi che lancia, perché sono stati recepiti, perché ha selezionato davvero persone speciali. Insomma, lo vediamo nelle facce, lo vediamo negli sviluppi che Eroica ha avuto, lo vediamo nella gioia che produce. Questo credo sia il tratto saliente di questo popolo, che si riunisce, insomma, aveva una gran voglia di ritrovarsi, di ripartire. E quindi siamo stati gli ultimi l'anno scorso a fare un evento, nonostante un 2020 con tutti i problemi che sappiamo. E siamo i primi a ripartire nel 2021, grande rinascimento. Ieri dicevano Toscana, rinascimento perenne, l'eroica lo è. Ecco perché, insomma, lo vediamo, c'era un tantam, no, di persone speranzose che appunto fosse Montalcino a segnare questa ripartenza, questo 30 maggio. Insomma, credo sia davvero una festa per uscire da sto cavolo di situazione in cui siamo stati condannati per un'annata. Insomma, qui ci sono tutte le condizioni per ripartire di slancio. L'eroica è un grande, bellissimo messaggio positivo della Toscana migliore. Comunque sia, siamo, questa è la quinta edizione, sono 1500 partenti, ho sentito tutta voglia di pedalare oggi. 1500 partenti in queste condizioni generali date, per cui insomma c'era un monte di perplessità, poi tra l'altro questi sono tutti tamponati, cioè hanno dovuto fare tutte le prescrizioni che ci sono state date. A questo punto credo giustamente, a prescindere da come si può pensare sulla severità o meno delle disposizioni, però noi le abbiamo osservate tutte e la nostra gente altrettanto, perché questi sono tutti quelli e le regole le rispettano e che vogliano bene agli altri e vogliano bene anche all'ambiente.
Ormai il nome Eroica è in tutto il mondo, si parte dal Sudafrica, in California, in giro per l'Italia, in giro per l'Europa. Insomma, ormai il brand Eroica è coinvolto la popolazione che piace andare su due ruote. Ah sì, ma direi oltre che il grande amore per il ciclismo, la riscoperta di questo mezzo e di questo sport, ci sia anche proprio la grande voglia di stare insieme tra gente positiva. Ecco, questo è un altro messaggio. Insomma, noi una volta si diceva che l'uomo era un animale sociale, no? Quindi un animale da branco. E negli ultimi anni, per tanti motivi, negli ultimi decenni forse si è un po' persa questa dimensione. Invece qui c'è la voglia di stare insieme, di scherzare, di ridere, di vivere un'esperienza sportiva bella. Io nel claim mi fanno scrivere la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa. Ecco, qui ci metterei anche il piacere di riscoprire che stare insieme è bello tra gente positiva. L'Eroica è stato anche un trampolino di lancio per la gara di professionisti delle strade bianche, e poi oltretutto Montalcino è stato coinvolto per una tappa anche del Giro d'Italia. Sì, non è che l'Eroica è stata coinvolta, l'Eroica ha inventato, quindi Giancarlo Brocci, progetto per Regione Toscana, la versione dei professionisti, perché noi il 9 ottobre del 2007 siamo partiti da Gaiole in Chianti con la Monte Paschi Eroica, quindi quella corsa che oggi si chiama Strade Bianche, che dal mio punto di vista è la più bella al mondo, ma non credo di essere solo io a dirlo, nonostante io sia un amatore grande della storia del ciclismo, quindi della Roubaix, del Fiandre, però ormai lo spettacolo che ha dato quest'anno con tutti i migliori a battagliarla, insomma, dimostra che le Strade Bianche è la classica oggi più gradita a tutto il gruppo, e è nata come Eroica. Le prime due edizioni sono state appunto con questo nome. Poi sì, certo, queste strade pian piano sono state scoperte da tutti, c'è stata la tappa del 2010, la Carrara Montalcino, che ha segnato la storia del ciclismo mondiale, la tappa più vista e gradita nei siti internet di tutto il mondo, e quest'anno si sono ripetuti al Giro d'Italia con la Perugia Montalcino, che è stato un notevole spettacolo dal punto di vista delle riprese televisive. Credo che tutto il mondo abbia potuto apprezzare quanta bellezza c'è in queste zone, in queste strade. Credo che questo ciclismo moderno un pochino gli abbia mancato di rispetto dentro il Giro d'Italia, perché non era certo una tappa da far arrivare la fuga dandogli 15 minuti di margine. Insomma, dal mio punto di vista, io penso che loro, quelli che gestiscono i grandi team, dovrebbero rendersi conto che lo spettacolo, la gente si riconquista al grande ciclismo proprio da strade come queste. Quindi è stata comunque bellissima, ma magari avrebbe meritato un grandissimo vincitore. Ricordiamoci che in quella del 2010, proprio la settimana avanti, Cadel Evans, che aveva vinto con la maglia di campione del mondo a Montalcino, l'ha rammentata come la sua più grande vittoria, tenendo conto che Cadel Evans è uno che ha vinto anche il Tour e il Mondiale. Insomma, quindi dire che la tappa, la Carrara Montalcino, allora era stata la sua più grande vittoria, credo fosse un riconoscimento proprio alla leggenda che queste strade costruiscono. Ultima domanda, a ottobre ci sarà l'Eroica a Gaiole? Ce ne saranno anche molte altre prima del 3 ottobre, però il 3 ottobre ovviamente è l'Eroica, l'apostrofo, perché Gaiole in Chianti è il mio paese, dove tutto è nato, dove il mondo si riunisce. Insomma, diciamo che a Gaiole in Chianti, a parte i numeri che sono comunque straordinari, imponenti, perché noi sicuramente, se tutto sarà tranquillo, supereremo le 8.000 iscrizioni a Gaiole in Chianti, ma soprattutto lì davvero c'è tutto il mondo. Ormai è una Woodstock degli amanti di questo ciclismo ed è l'evento che gli eroi ci aspettano tutto l'anno. Insomma, è un po' la settimana santa, come diciamo, del nostro ciclismo. E quindi Gaiole in Chianti io credo che sarà davvero l'evento che consacrerà definitivamente, ma non ce n'è nemmeno più bisogno, l'Eroica come grande evento mondiale.